velocità maggiore potrebbe essere nella stazione d'arrivo. Ecco, quello è un elemento. Infatti, la sovrintendenza ha chiesto di poter studiare due o tre soluzioni con riguardo alla stazione di arrivo. Quindi, quello che si farebbe in questa fase con quei 170 mila euro, quelli che sono, che mi risulterebbe arrivano dalla regione toscana che ha finanziato, che va a finanziare lo studio di fattibilità, sono funzionali a capire se quello spazio di percorribilità è uno spazio di percorribilità che può essere tradotto in una soluzione tecnica concreta, oppure se così non è. È evidente che si parla, e lo ribadisco, di un'opera molto complessa e come tale, diciamo, presuppone l'acquisizione di questi elementi di informazione preordinatamente e poi ovviamente l'avvio di una fase di consultazione, di confronto con tutti i portatori di interesse per capire se quell'opera, diciamo, in una prospettiva anche di sostenibilità, ha una ragione di essere o meno. Ecco, insomma, con questi elementi di informazione credo di aver chiarito un po' almeno alcuni degli aspetti che ha sollevato il consigliere Tonarelli. Quindi noi avviamo un percorso che ha come primo step lo studio di fattibilità circa la possibilità di mitigare l'impatto della stazione d'arrivo, questo in modo particolare. E successivamente, diciamo, a fronte dei passaggi di coordinamento, di confronto che andranno fatti a tutti i livelli, decideremo se quell'opera è meritevole di andare avanti, di andare a cercare finanziamenti, oppure, insomma, se è necessario, diciamo, farla morire lì. Però il modo per arrivarci è fare questo passaggio, ovviamente. Presidente, se posso fare la dichiarazione di voto. Certo. Ma al netto della discussione e dei chiarimenti, purtroppo mi rimangono, permangono ancora molti dubbi. Sicuramente, farò una richiesta di accesso agli atti per poter ottenere sia il progetto esecutivo, definitivo che lo studio di fattibilità. Però ripeto, non è un parere, il mio non è un parere contrario, ma è un parere dubbioso, perché nel senso qui è un'opera sicuramente importante, faraonica, perché di questo stiamo parlando, perché se per misure di mitigazione si intendono 4 milioni, quando l'impianto stesso ne costa 5. Non so se alla fine i costi-benefici ci danno l'ok oppure ci respingono il tutto. Quindi il mio voto sarà di astensione, non relativamente a tutto il piano, ma nel punto mirato. Purtroppo, non si può, diciamo, scindere i singoli punti, quindi il voto sarà l'astensione, rispetto a una, diciamo, globalità e totalità che mi vede, particolarmente favorevole. Non di meno, sempre sulla stessa zona c'è anche l'affidamento, per il controllo della direzione lavori, la rendicontazione, eccetera, a un tecnico per poter eseguire l'altro collegamento. Di cui io avevo fatto interrogazione, che è il collegamento Doganaccia-Crociarcana e la ristrutturazione del rifugio con il bivacco, che ritengo fondamentale, e di fattibile riuscita e certezza di vederlo girare. Quindi, per tutti questi motivi, il mio voto non può che essere di astensione, con rammarico, ma devo astenermi perché quando i dubbi sono troppi, purtroppo anche per deformazione professionale, sono abituato a vedere, bisogna che abbia lo schema completamente chiaro. Grazie. Bene, grazie consigliere Tonarelli. Ci chiedo se ci sono altri. Sì, Presidente. Prego, consigliere Gori. Grazie. Questo di cui stiamo discutendo è un intervento di cui ormai si parla da anni, da tanti anni. Io spero davvero che tale opera,
veda la luce, ma la veda il più presto possibile. È vero, è un'opera un po' forse faraonica, ma credo che sia doverosa per potenziare l'attrattività del complesso, perché lasciando il complesso alla fine così com'è, sarà inevitabile anche per la concorrenza agguerrita e ben organizzata che invece di fare un passo avanti, poi alla fine tutto il comparto li faccia un passo indietro. È ovvio che serve anche uno studio ben fatto dell'impatto ambientale e della mitigazione in qualche modo ambientale dell'impianto stesso. Questa davvero è una cosa che io ritengo doverosa, perché l'attenzione alla natura oggi è primaria. Diciamo, lo è sempre stato, ma nei tempi ormai passati c'è chi gli ha dato poca importanza e ne vediamo purtroppo oggi le conseguenze. Il mio parere personale, direi che chi è contrario a questa cosa oggi, parlo dell'opera, fa un danno a Pistoia, al turismo che può generare, alla crescita del complesso che, come dicevo, deve essere aggiornato per in qualche modo ritrovare anche un'attrattività che mi sembra che negli ultimi anni stia piano piano perdendo il suo valore. Grazie. Bene, grazie consigliere Gori. Ci sono altri? Pare di no, quindi la parola al segretario per la votazione sul punto. Prego. Luca Marmo. Favorevole. Betti Ferdinando. Favorevole. Capecchi Francesca. Ha dovuto abbandonare la... Infatti non la vedo, ok. Giacomelli Gabriele. Favorevole. Gori Gabriele. Favorevole. Manchia Patrizia. Mi astengo. Okay. Niccoli Marzo è sempre assente, vero? Sì. Tesi Nicola. Non lo... si è disconnesso anche lui, vedo. In realtà c'è connessione. Torrigiani, io vado avanti. Torrigiani Alessio. Favorevole. Tonarelli Andrea. Astenuto. Okay. Tesi Nicola ancora non risponde. Quindi sarebbero costando così 1, 2, 3, 4. Allora. Dunque favorevoli e due astenuti. Bene, per la immediata eseguibilità possiamo darla per approvata? Allora, sì, dunque okay. Favorevoli, dicevamo, e uno, due, quindi presenti 7 per la immediata eseguibilità come prima, no? Chi è che c'ha la freccia accesa? Sì, scusate, sono in macchina perché devo raggiungere. E il problema è che non... vi chiedo scusa, per rimanere collegato bisogna... Vediamo se fa così.
Allora, giusto per chiarezza mia, quindi approvata con 5 favorevoli, 2 astenuti, immediata eseguibilità, idem. Ok, perfetto. Ok. Allora, procedo con il punto successivo, che se non mi sbaglio è il penultimo all'ordine del giorno. Punto 8, ex punto 7, riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del giudice di pace di Pistoia pronunciata sulla causa civile ricorso registro generale 4133-2021. In questo caso si tratta, insomma, di una partita finanziaria estremamente modesta che scaturisce da una sanzione amministrativa comminata dalle nostre forze di polizia provinciale che sono state, diciamo, successivamente impugnate dalla controparte presso il giudice di pace. I fatti succedono l'11 giugno la sanzione di quest'anno, ovviamente il 14 luglio l'opposizione presso il giudice di pace dietro alla motivazione che era presente un vizio nel procedimento consistente nella mancata indicazione del sommario del processo verbale dei motivi della mancata contestazione. In buona sostanza, la provincia a sua volta si costituiva in giudizio e il giudice di pace, con sentenza numero 592 di quest'anno, del 14 ottobre esattamente, ha condannato la provincia a pagare in favore del ricorrente le spese legali sostenute, cioè 113 euro, di cui 43 per spese borsuali e 70 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, IVA e oneri accessori. Ecco, il tutto per una somma che va riconosciuta a bilancio dal punto di vista del debito per 145 euro e 14 centesimi. Quindi è richiesto al Consiglio di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del giudice così come esposta. Ci sono interventi? Necessità di chiarimento? Parrebbe di no. Quindi la parola al segretario per l'espressione di voto. Luca Marmo. Favorevole. Betti Ferdinando. Favorevole. Capecchi ci ha lasciato. Allora, Cenerini assente. Giacomelli Gabriele. Vado avanti. Gori Gabriele. Ma Gori, ok, sì. Consigliere Gori, ci sente? Manchia Patrizia, sparita. Ha dovuto abbandonare causa commissione. Allora, quindi anche Manchia assente. Niccoli Marzia assente. Tesi Nicola? Favorevole. Torrigiani Alessio? Favorevole. Tonarelli. Mi astengo. Allora, io ritorno su per vedere se si riconnettono. Giacomelli. Che non vedo. Non c'è in questo momento. E vedo Gabriele Gori, ma non mi appare. Ci sono. Ah, allora, come vota? Favorevole? Ah, era per il riconoscimento di del debito fuori bilancio di... Sì, favorevole. Ok. E anche Betti. Ok, no, Betti, ok. Gori, ok. Quindi Giacomelli, niente. Io, andiamo avanti. Quindi in questa fase assente. Allora, 1, 2, 3, 4, ci sono 5 favorevoli e un astenuto. E per quanto riguarda l'immediata eseguibilità,
metto l'unanimità, ok, come sempre, perfetto. Ci sono chi? Ah, ecco, consigliere Giacomelli, si riguardava il riconoscimento del debito, fuori bilancio. Sì, sì, favorevole. Ok, grazie. Quindi sono 6 favorevoli e un astenuto, ok? Perfetto. Okay. È unanimità. Scusatemi, ma... Allora, perfetto, approvato. Presidente... Oggi è faticosa, oggi è veramente faticosa. Consigliere Giacomelli, se mi introduce l'argomento, tanto lo presento io. Si ritratta il regolamento per la disciplina dei contratti. Sì, lo introduca lei, perché io le ho detto, sono fuori da un ambulatorio che... Va bene, va bene. Comunque rimango, tanto vedo che non tocca a me, che c'ho diversa gente avanti. Ok, allora cercherò di essere il più breve possibile. No, io... Allora, quello che si approva stasera è il regolamento per la disciplina dei contratti. Allora, faccio una breve premessa. In sostanza, voi sapete che i contratti, almeno quelli in forma pubblica amministrativa e in forma autenticata, sono rogitati o comunque sono sottoscritti di solito almeno innanzi al segretario comunale. Ora, al di là di questo, avevo rilevato proprio la mancanza di un ufficio contratti all'interno della provincia, non sapevo nemmeno chi è che tenesse l'ufficio, il repertorio che va ovviamente vidimato periodicamente presso l'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto che non vi era nessun contratto, questo poi l'ho constatato personalmente quale dirigente ad interim, che venisse sottoscritto con ditte in presenza e soprattutto che venisse registrato. Ora io la ritengo ovviamente una grave mancanza e questo ovviamente a tutela dello stesso ente, della stessa provincia, per cui ho chiamato le posizioni organizzative, si è fatto un incontro e quindi si è identificato, si è costituito espressamente l'ufficio contratti, che è stato istituito presso la stazione unica appaltante, che deterrà il repertorio e presso la quale poi sarà attivato anche il sistema gestionale proprio per i contratti. Quindi i contratti verranno firmati direttamente all'interno di quel sistema gestionale, che in realtà è un blocco da attivare sul programma generale che abbiamo già con l'ADS, e questo ci permetterà quindi non solo di dialogare direttamente con l'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, perché produrrà i file direttamente ed il plico da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, perché ormai la registrazione si fa tutto a distanza, insomma, con l'Agenzia delle Entrate, ma ci permetterà di garantire per tutti i contratti, che siano sia in forma pubblica amministrativa che in scrittura privata, siano in questo modo ne sia garantita la conservazione a norma, che è un'altra cosa che purtroppo insomma in qualche caso, non in tutti, latitava. Ora, il regolamento dei contratti non è che disciplina soltanto il rogito dei contratti, in realtà riguarda gli appalti in generale, quindi ha assorbito in sé anche il regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Quindi, al di là di quelle che sono proprio le fasi di stipula contrattuale, in effetti disciplina e fa riferimento anche a tutta la fase precontrattuale, quindi alle modalità di individuazione e di scelta del contraente, agli affidamenti. Si pone l'attenzione soprattutto sul principio di rotazione negli affidamenti, in particolar modo quelli diretti a procedura negoziata, individua la figura del responsabile unico del procedimento, richiama la costituzione delle commissioni aggiudicatrici, i controlli che si debbono fare, e fa riferimento e richiama anche tutti i contratti in cui l'ente è parte attiva o passiva. In alcuni casi, in un caso in particolare per quanto riguarda le alienazioni mobiliari e immobiliari, le locazioni immobiliari, si rinvia ad un regolamento specifico che si sta già provvedendo ad aggiornare.
e che quindi al quale appunto si fa riferimento. E l'obiettivo quindi è stato quello innanzitutto di costituire l'ufficio e di garantire quindi da un lato e di evitare di perdere i contratti e quindi che vengano tutti da quelli pubblici a quelli privati autenticati al semplice scambio di lettera anche tra le parti, vengano tutte convogliate all'interno del gestionale e messe a conservazione. Quindi mentre per la parte pubblica e le scritture private e registrate verranno gestite dalla sua, poi ci sarà una gestione ovviamente decentrata per quanto riguarderà le scritture, quindi ogni PO si gestirà praticamente all'interno di quel sistema il suo pacchettino, per quanto riguarda le scritture private e la gestione con scambio di corrispondenza, ma soprattutto sono state individuate le soglie al di sotto delle quali, cioè fino alle quali è possibile fare la scrittura privata e al di sopra delle quali invece si è reputato necessario, più opportuno per ragioni appunto di verifica di carattere legale ed amministrativo, provvedere con l'atto pubblico amministrativo o con la scrittura privata autenticata. E questo quindi praticamente si è cercato di inserire in un unico regolamento diverse attività in modo da avere un'unica norma interna di riferimento per tutti gli uffici. Io personalmente devo ringraziare insomma, la gran parte degli uffici, devo dire che in poco tempo e con 2-3 incontri, peraltro anche fatti un attimino al volo considerando i tempi e le attività che stanno svolgendo in quest'ultimo periodo, sono stati molto disponibili e se riusciti a mettere giù questo contratto, ma l'obiettivo era poter lavorare meglio tutti e quindi credo che ci siamo riusciti. Se volete qualche attenzione particolare su qualche articolo in particolare, io ve lo fornisco, però insomma è molto dettagliato e molto specifico e per il resto richiama anche normative proprio del decreto legislativo sugli appalti, quindi il decreto legislativo 50 del 2016. È un mettere un po' di ordine nella gestione amministrativa. Bene, grazie. Sì, se posso, segretario, presidente. Sì, mi trova pienamente favorevole a questa rivisitazione. Peraltro ne parlo anche perché è direttamente interessato, in quanto il segretario generale della provincia e anche il segretario del mio comune, e credo che questo sia un punto di chiarezza definitivo. È una cosa che faremo anche nel nostro ente, perché chiaramente ci pone al riparo ovviamente da le cosiddette sorprese, che purtroppo io l'ho vissuta in prima persona nei mesi scorsi. Quindi sono completamente favorevole a questa rivisitazione e niente, quindi sono completamente d'accordo anche sulla soglia, proprio anche per questo, perché mettiamo una totale attenzione su tutta una serie di endoprocedimenti che portano a essere contrattualizzati. Grazie. Magari aggiungo appunto che le soglie entro le quali sono ammesse le scritture private, quindi per le quali magari si può anche ovviare alla registrazione, sono gli importi magari, allora lo scambio di corrispondenza fino a 40.000, la scrittura privata fino a 100.000 o eventualmente non oltre, fino alle soglie minime comunitarie, anche se indicativamente è preferibile sopra i 100.000 fare comunque un contratto in presenza, quantomeno registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate, questa per maggiore tranquillità e sicurezza soprattutto della provincia qualora dovesse sorgere un contenzioso. Ecco, questo è soprattutto l'obiettivo. Bene, grazie. Posso? Prego. Mi volevo unire al consigliere Tesi dando il mio parere favorevole, e capisco e ringrazio il segretario generale per aver messo un punto fermo su questa vicenda. Gabriele Giacomelli dovrebbe avere il microfono aperto, si capisce male l'intervento. Sì. Di Tonarelli, se lo può l'aspetto grazie. Ora mi ripeterò molto velocemente, mi trovo
d'accordo con il consigliere Tesi e volevo ringraziare il segretario, in quanto questo regolamento è bene che ci sia, le soglie per quel che mi concerne mi sembrano adeguate, che non vanno a ingessare diciamo l'iter procedurale, ma anzi sono a tutela della provincia, e quindi ben venga. Quindi il mio voto sarà più che favorevole. Grazie. Presidente. Benissimo, grazie. Qualcuno chiede di intervenire? Sì, Presidente. Sì, consigliere Gori. Prego. Grazie, io sarò veramente brevissimo e mi vado in qualche modo ad accodare a quanto detto dal consigliere Tesi e dal consigliere Tonarelli. Sono pienamente d'accordo. Benvenuto questo ben fatto nuovo, diciamo, aggiornato regolamento. Ce n'era forse davvero una necessità. Bene, non vedo ulteriori richieste di intervento, quindi il consiglio concorda, lascerei la parola al segretario per la votazione. Prego. Luca Marmo. Favorevole. Betti Ferdinando. Betti lo ripeschiamo al secondo giro, va? Allora, Capecchi assente, Cenerini. Giacomelli, Gabriele. Favorevole. Gori, Gabriele. Favorevole. Manchia assente, Niccoli assente, Tesi Nicola. Favorevole. Torrigiani Alessio. Favorevole. Tonarelli Andrea. Favorevole. Allora, ritorno su Betti, Ferdinando, che però non vedo più. Allora, va bene. Se interviene all'ultimo l'unanimità, quindi cioè, scusate, l'immediata eseguibilità, l'unanimità come al solito, ok. E quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, beh, presenti 6 favorevoli. Benissimo, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Vi ringrazio per la presenza, la puntualità negli interventi e mi piace sottolineare il fatto che questo non sarà l'ultimo consiglio provinciale del consiglio provinciale in carica. Abbiamo la necessità di farne un altro prima della scadenza elettorale, che sarà, ricordo a tutti, il prossimo 18 dicembre, e quindi insomma approfitteremo di quell'occasione per salutarci e per fare le considerazioni del caso. Grazie mille, buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata. Ciao, buona serata a tutti. Buona serata. Arrivederci.